Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Oggi volevo farvi vedere la mia nuova postazione di gioco con un nuovo computer. Allora, partiamo da una cosa più importante, il nuovo computer. In questi mesi ho accumulato pezzi su pezzi su pezzi, perché chiaramente i soldi non è che affiorano qua, il lavoro me li dà quando vogliono. Sono riuscito a montarmi un computer da gioco. Prima avevo un cazzo di PC portatile, mega schifoso, cioè andava lentissimo, si bloccava ogni volta. Allora ho deciso di montarmene uno mio, cioè mio perché gli altri mi hanno preso i miei genitori, qua sono riuscito a montarmi io col mio lavoro, come ho detto prima, e prendendo vari pezzi, tutti acquistati su Amazon, perché comunque non ci vuole chissà che per prendere i pezzi per montare un computer, li ho comprati lì anche a poco, sono riuscito a montarlo. Allora, il mio nuovo computer è questo qui, guardate, il nuovo computer è questo qua. A parere mio sembra fantastico, cioè che sembra un cazzo, l'ho fatto io, bellissimo, l'ho scelto io, bellissimo. Solo una cosa, che riesco a cambiare le luci della scheda madre, mi rimangono solamente rossi e vabbè. Poi voglio farvi vedere tutti intorno a me la mia nuova postazione di gioco. Prima ero in camera mia, perché altro spazio non avevo. Questo è il vecchio studio dei miei genitori, che nessuno più ha usato, allora l'ho ripreso io con tanto di quadro, che adesso vi farò vedere. Che mi sembra un quadro bellissimo, genio al lavoro, proprio come me che non studio un cazzo, invece sto qua a perdere tempo al computer. Allora, ma passiamo alle cose più importanti, il computer. Io vi ho fatto questo video per raccontarvi della mia nuova postazione di gioco e anche del mio nuovo computer. Allora, parliamo del mio computer. Intanto cambiamo inquadratura, perché così possiamo vedere. Per montare il mio computer ho utilizzato vari pezzi, come ho detto adesso prima. Adesso voglio elencarvi i pezzi che ho utilizzato per montare il mio computer. Allora, partiamo dalla cosa principale, la scheda madre. Io ho comprato una scheda madre della MSI, che è la Carbon Pro Z170A. Poi un processore Intel Core i7 Skylake 6700K e bla bla bla, con 4 GHz di potenza. Cioè ragazzi, 4 GHz di potenza è una cosa assurda, cioè potentissimo. È anche overclockabile, posso portarlo a 4.2, ho visto gente che l'ha portato a 4.7, ma non sono capace a fare queste cose, quindi è già tanto se sono riuscito a montarlo, quindi va bene così. Poi ho usato una scheda video da 1050 Ti della Gigabyte, e anche questa era 4 giga, perché da 8 mi sembrava un po' una spesa eccessiva per i fondi e poi per quello che lo utilizzo io. Poi un sistema di raffreddamento a liquido della Enermax 240, che ha vinto, per quello che c'era scritto, poi non so se è vero perché non sono andato a indagare, con il premio miglior software, cioè miglior hardware del 2015. Quindi mi è sembrato abbastanza buono, quindi l'ho preso. Solamente che ho cambiato le ventole, come potete vedere le ventole sopra, queste qui, non sono azzurre, ma nella confezione ci sono quelle nere, ho voluto comprarle, e più fighe, azzurre nettamente. E poi andrò anche a cambiare questa ventola del case, perché è bianca, mi serve azzurra, quindi ne comprerò un'altra su Amazon. Tanto quelle ventole lì, ve lo dico subito, in porto avanti, 12 euro, due ventole a LED azzurro, fantastico, lo trovate su Amazon. Dopodiché ho utilizzato raffreddamento, quello l'ho detto. Oh, ah sì, le memorie, ho un hard disk da 1 TB, e dove carico tutti i dati, che tipo documenti, foto, video e tante balle simili. E poi una scheda di memoria SSD da 500 giga per caricare solamente programmi, in modo tale che tutti i programmi vanno sull'SSD come sistema operativo, carica veloce, tante palle, mentre i dati li salvo sull'hard disk, così se va a puttane la SSD, che automaticamente perdi tutto, perché come la USB ti va a puttane e perdi tutto, al massimo perdo i programmi, li riscaricherò. Mentre se mi va a puttane l'hard disk, comunque qualche file riesco a recuperarlo. Se avessi tutto sull'SSD, ciao. E poi se si fulla, non va più niente. Dopodiché il case è l'unica cosa che non ho comprato su Amazon, perché non trovavo quello ideale, non sapevo le misure, cioè poi ci sta dentro tutto alla fine negli altri, però ho preferito cercare qualcos'altro.
Ho scoperto che tra l'altro vicino a me c'è un negozio di computer a cappa informatica, io abito nelle zone di Bergamo, che è fantastico, c'è veramente tutto. Sono andato là a prendere questo case che ha di tutto, ha 5 slot per le memorie, più 2 da SSD, quindi potrei caricare non so un sacco di cosa. Ha 4 ventole, 3 anteriori che si trovano in questi punti, però non riesco a inquadrarli da dentro, non so se si vedono. Non so se riuscite a vederli, ragazzi. Una è ferma perché non c'ho il collegamento con la scheda madre, quindi una rimane ferma. E la quarta, come ho detto prima, è questa qua dietro. Dopodiché, hai i LED azzurri sotto che sono la fine del mondo. Cioè, ragazzi, questi qua sono. Non me l'aspettavo. Quando ho acceso il computer mi si è illuminato tutto. Minchia, che figata! Veramente bello. E poi, vabbè, si illumina la scritta, un sacco di caccate. E niente, poi ha tre prese, cioè due prese da 3.0 della USB e due prese da 2.0, quindi due super veloci fino a 10 giga e due normali, quelle solite che abbiamo. E poi niente, lo schermo è sempre il solito schermo che questo qua che ho sempre avuto su anche l'altro PC perché è portatile, comunque lo collegavo con i cavi allo schermo così si vedeva meglio. E niente, il programma lì, il sistema operativo l'ho craccato perché chiaramente non avevo sbatta di comprarlo, mi costava 130 euro e vabbè. Però questo computer da segnalare che non l'ho costruito da solo. Voglio ringraziare i due miei amici che mi hanno aiutato a montarlo, che sono tra l'altro due fratelli, tutti e due, uno studia informatica in università, mentre un altro studia informatica al liceo, quindi cioè veramente mi hanno dato una grandissima mano nel Vi lascio montarlo. anche due o tre, vi faccio vedere anche di come mi hanno aiutato a fare il computer. Vi lascio dei piccoli spezzettoni così potete ammirare il grandissimo aiuto nel montaggio. l'installazione devo attaccare. No. Ah, è vero, non posso chiudere per ora. Scaricati. Io allora non penso che quando ci si fichi. Cioè, se c'è un infilio da dove ce lo fai entrare? Il C'ho il coso CD. là, il. Ok, ma nel senso a livello di. Fascette, dove cazzo l'ho messa? Mentre mi gratto il cazzo, mi dovete filmare. Avete rotto il cazzo, mi date una mano a chiudere. Simo, devo riprendere. Ma portalo di là così, scusa. Portalo di là così. No, almeno la parte di qua. 3, 2, 1. Vabbè, chiudo, vaffanculo. Figo, ce l'ho ripresa fuori dallo schermo. Qua schiaccio semplicemente. Volta secca. Magari non secca, però insomma. Bravo. Che poi mi hanno aiutato veramente. E niente, io ragazzi vi saluto. Spero che questo super PC vi piaccia, tra l'altro c'è anche il pupazzetto di Trash che è bellissimo, cioè ragazzi, non so. Se il computer vi è piaciuto lasciate un like, se avete qualche cosa da chiedermi sui componenti, così potete scrivere normalmente dei commenti qua sotto. E nulla, io ragazzi vi saluto e ci vediamo sul prossimo episodio.